One Podcast. La campagna All Eyes on Rafa aiuta veramente o banalizza la situazione? Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi parliamo di innovazione, parliamo di una campagna che avete sicuramente visto e ve lo dico subito, non c'è nessun dato, punto, oggettivo. Se sei qui a cercare la soluzione a tutti i problemi, fare polemica, ci sono tanti altri podcast, ma se sei invece un'amica e un amico del caffettino, sai benissimo quanto mi piace anche dibattere su cose che sono veramente complicate. Oggi parliamo di una campagna che sta girando su tutti i social, in particolare su Instagram, e ci facciamo delle domande complesse, per cui se ti va seguimi fino alla fine. La story is All Eyes on Rafa riguarda un'immagine diventata virale su Instagram, condivisa da più di 40 milioni di persone, 40 milioni di volte. Ebbene, l'immagine, insieme a tante altre creata con l'intelligenza artificiale, è arrivata a noi. Una tra queste probabilmente è realizzata da un giovane fotografo malese che in tanti quotidiani stanno riprendendo, che ha mostrato appunto occhi puntati su Rafa per attirare l'attenzione sugli eventi di Rafa nella striscia di Gaza. Un insediamento bombardato lo scorso 26 maggio 2024 dall'aviazione israeliana, provocando decine di vittime. Questa la notizia. La domanda che ci facciamo oggi è se anche tu hai condiviso o stavi per condividere, poi come me hai detto aspetta fammi andare a vedere che cos'è questa cosa, perché il tutto è stato girato da uno sticker, cioè da un'opportunità di Instagram, tocca a te, no? Della condivisione, una sorta di catena di Sant'Antonio, l'effetto carrozzone, come dicono quelli bravi, bandwagon, che è, diciamo, fondamentalmente l'azione per cui a noi compiamo degli atti solo perché la maggior parte della gente crede o fa le stesse cose. Ecco, mi ha portato a riflettere, a dire: ma alla fine io sto facendo questa cosa o sto per farla, ma è utile alla campagna oppure, insomma, la banalizza? Mi sono fatto questo ragionamento anche abbastanza lucido, stranamente, perché vedevo queste stories in mezzo a feste sulle spiagge, cocktail, cena, sushi, e poi arrivava All Eyes on Rafa, anche e soprattutto in persone che non sono mai state interessate al conflitto, né ci hanno ragionato, né hanno avuto mai la possibilità di prendere posizione. E quindi ho cominciato a riflettere su questo: aiuta o banalizza? Aiuta o banalizza? Farò il democristiano, secondo me entrambe le cose. Partiamo da quella più semplice: aiuta perché ne stiamo parlando qui al caffettino, migliaia di ascoltatori stanno ragionando con me su una cosa e quindi probabilmente anche i malinformati andranno su internet, dannatamente sull'internet, e si informeranno su quello che sta accadendo nel mondo. Questo potrebbe essere una cosa molto interessante, quindi da questo punto di vista ok. E poi in realtà anche lo banalizza, e di parecchio, perché anziché chiaramente prendersi del tempo e magari condividere che cosa? Testimonianze, voci direttamente coinvolte, contenuti come ogni tanto faccio, no? Del New York Times o di quel giornale, o approfondimenti di organizzazioni affidabili, non di un fotografo malese che non so neanche come si chiama e lo condivido così random. E se fosse stata un'immagine creata da qualche AI illegale? Ecco, per dire, sostenere organizzazioni affidabili, fare cose di organizzazioni concrete, ecco, tutta questa audience, questi 40 milioni di condivisioni ha banalizzato quella situazione. Troviamo un punto facile, semplice e concreto da fare questa mattina, amiche e amici del caffettino. Ok, abbiamo condiviso tutti, l'avete condiviso, fermatevi 10 minuti alla macchinetta del caffè virtuale o in call mentre vi spippolate il timing e parlate di questo argomento. Tirate fuori non tanto solo la campagna, ma anche cosa succede nel mondo, fuori dai nostri aperitivi, dai nostri sushi e anche dai nostri caffettini. Questo è il caffettino, e se ti va di approfondire scrivimi anche via mail mario@mariomoroni.it dicendomi che cosa ne pensi, se credi che sia corretto o non corretto. Ho lasciato aperta la porta a tutti, anche ai bandwagon effect, che amano questi carrozzoni e amano gli sticker e non li amano e di su e di giù. Ogni tanto c'è la scala di grigi, amiche e amici miei. Noi ci sentiamo domani, questo è il caffettino e io sono Mario Moroni.